Every evening. Sleeping through the day. Wake up with champagne. Call me a A. I told my mother I would quit. What can I say? Ciao a tutti ragazzi, sono io, T-Black, e bentornati a questo mio nuovo vlog. Oggi sono qui con questo Fact Time per rispondere alle domande che mi avete fatto nel video precedente. In realtà è una sola la domanda alla quale voglio rispondere, che mi avete fatto veramente in tantissimi, ossia come costruito le bibite zombie, come costruito le cosiddette bevande zombie. Bene, prima di mostrarvi come costruire queste bibite zombie voglio parlarvi velocemente di due cose. La prima, se sentite la mia voce diversa dal solito perché sto facendo un esperimento, ossia sto provando a registrare con il microfono delle nuove cuffie che sono arrivate pochi giorni fa. Sto parlando delle, questo qui, le Turtle Beach Shadow. Ci hanno spedito un po' tutti i diversi youtuber che c'erano al Games Week, che sono arrivate qualche giorno fa. Se siete alla ricerca di qualche cuffia, direi che sono abbastanza buone. E mentre se sentite la mia voce invece come al solito, perché vuol dire che questo esperimento non è riuscito. La seconda cosa è una domanda che mi state facendo in tanti, ossia che next gen ti sei preso? Non ho ancora comprato nessuna next gen, penso di comprare la PlayStation 4 nelle prossime settimane, dato che appunto prenderò la PlayStation 4, sto vendendo la mia PlayStation 3. È una PlayStation 3 usata in ottime condizioni, da 160 giga e con due joystick, più alcuni giochi. Dunque, se vi interessasse acquistare una PlayStation 3, vi basta scrivermi un messaggio o su YouTube, al canale YouTube, oppure sulla pagina Facebook che trovate in descrizione video. Lì vi risponderò, ci metteremo d'accordo per il prezzo e così via. E i giochi che vi darò insieme alla PlayStation 4 sono Assassin's Creed 1, SSX Snowboard, Guitar Hero, Warriors of Rock, Assassin's Creed 3, Black Ops 1, Modern Warfare 3, Black Ops 2, la Hardened Edition, quindi vi darò tutto il cofanetto con la steelbox in metallo e così via. E se questo qui teoricamente è escluso dal pacchetto, però se vi potrebbe interessare anche GTA 5, quindi Grand Theft Auto 5. Dunque, come vi ho già detto, se siete interessati a una PlayStation 3 da 160 giga con due joystick e questi 7-8 giochi, vi basterà scrivermi un messaggio o al canale YouTube oppure sulla pagina Facebook, e lì ci metteremo d'accordo per come procedere. L'Xbox 360 per ora penso di tenerla ancora per un po', dato che Ghost con le esclusive, quindi con i DLC un mese prima, è solo su Xbox, quindi magari riuscirò a portarvi i giochi un po' prima, e anche con GTA, dato che ho intenzione di continuare un po' con i video di GTA. Per quanto riguarda invece la domanda del Fact Time, ossia come hai costruito le tue bibite zombie, andiamo passo per passo. Con bibite zombie intendo queste, quelle che avete visto un po' nel video precedente, e come le ho costruite. Bene, il primo step sono le bottiglie da utilizzare. È indifferente, questo qui è uno step poco importante perché potete utilizzare qualsiasi tipo di bottiglia. Per queste qui io sono andato al supermercato, ho comprato del chinotto, ecco, era contenuto in queste bottiglie di vetro fatte di questa forma, e devo dire che sono perfette, secondo me piace molto la forma, le dimensioni, il fatto che siano di vetro e il fatto che abbiano il tappo che si sgancia, quindi è indifferente. Se avete gli strumenti per chiuderle poi, del quale vi parlerò più avanti con i prossimi step, non c'è problema. Se invece poi non avrete questi strumenti, vi consiglio di prendere delle bottiglie con il tappo che si avvita e si svita, se riuscite a trovarle. Secondo step, come togliere le etichette che ci sono su quelle bottiglie. È sufficiente prenderle, metterle in ammollo in una bacinella d'acqua per una notte, le lasciate lì, e il giorno dopo con una spugnetta togliete l'adesivo. Prima togliete l'adesivo che si staccherà come niente, e per togliere i residui di colla utilizzate una spugnetta qualsiasi, sempre sotto l'acqua, le fate passare e andrà via tutte le tracce di adesivo e colla che c'erano su. Come riempirle di liquidi colorati? Qui ci sono due metodi. Il primo è riempirlo sempre di acqua e di utilizzare coloranti alimentari. Questi coloranti alimentari li potete trovare nei supermercati, sono trovate nella sezione alimenti dove si fanno le torte, ecco, dovreste trovare dei coloranti alimentari e potete utilizzare questi coloranti per colorare i vostri liquidi, le vostre bottiglie. Ecco, se utilizzate dei coloranti alimentari poi potrete anche berle, saranno anche potabili. Acqua potabile, sì, commestibile il cibo, acqua potabile. Oppure potete utilizzare degli sciroppi, ad esempio per quelle verdi come la Speed Cola oppure la Mule Kick, che io non sapevo di che colore fosse, l'ho fatta verde, quindi però mi piace. Potete utilizzare, che ne so, il succo di menta per utilizzare per fare qualcosa tipo rosso, il succo di lampone, non lo so, comunque potete utilizzare dei succhi per poi berle. Tuttavia, quando sono andato io al supermercato, ho fatto passare un po' questi scaffali e ho trovato solo tre colori di colorante alimentare, mi pare il giallo, il blu e l'altro era il rosso, se non erro, e non mi bastavano per colorare tutte le mie bottiglie. Allora ho detto, troviamo un altro modo. Il secondo metodo per colorare le vostre bottiglie, che tra l'altro è quello che ho utilizzato io, è
il metodo segreto, mi raccomando non ditelo a nessuno, degli acquarelli. Quindi saranno poi delle bottiglie semplicemente colorate che non potrete bere. Tuttavia voi vi prendete la vostra bottiglia, la riempite di acqua fino più o meno a questo livello, così, ecco. E poi con gli acquarelli, prendete un pennellino, immergete, bagnate un po' l'acquarello, la pastiglia di acquarello, prendete il pennellino, lo immergete nell'acqua e iniziate a colorarlo andando su giù. Lascerà andare un po' il colore, quindi state lì un po' con pazienza. Io facevo 5 minuti a bottiglia con queste acquarelle, potevo colorarla finché il colore non mi piaceva del tutto. E una volta che avrà preso il colore che vi piacerà a voi, saranno colorate. Ecco, l'unico difetto degli acquarelli è che uno, non sono potabili, quindi sono semplicemente d'arredamento, di bellezza e non potete berle. E due, è che dopo un po' succede che dopo mesi che ce l'avete inizieranno a depositarsi sul fondo, come vedete qui. L'unico problema è che non è che stanno lì per sempre, a voi basta girarle, agitarle un po' e si, sul fondo non c'è più. Ecco, lasciate lì un po', la bottiglia si ricolora del colore originario, ecco, e avete risolto. L'unico problema è che, esatto, come vi ho detto, i primi mesi ce l'avrete sempre belle colorate, nei mesi successivi, quando volete farle vedere a qualcuno, dovete sbatterle prima, girarle, capovolgere almeno una volta, in modo che si colorino per bene e poi avranno più o meno lo stesso colore che avevano all'inizio. Il prossimo step è la chiusura delle bottiglie, e qui un bel problema se avete scelto le bottiglie con il tappo a sgancio come quello delle birre. Perché? Io come ho fatto a chiudere queste bottiglie? Fortunatamente, dato che ogni tanto aiuto mio nonno di imbottigliare il vino, abbiamo questa leva, una semplice leva nella quale si appoggia in basso la bottiglia, si appoggia sopra il tondino, che è il tappo, ecco, solo che non è piegato ma è completamente piatto. Lo si appoggia sopra, si tira sulla leva e questo qui viene agganciato e il gioco è fatto. Una volta agganciato la bottiglia è chiusa e non si stappa se non utilizzate un apribottiglia. Se non avete questo macchinario è un bel problema, perché io non so dirvi come fare a mettere sopra anche un tappo nuovo piatto e a martellarlo oppure a piegarlo voi con le mani. Non ve lo so dire, eppure se magari riuscite a stappare queste bottiglie prima di utilizzarle senza piegare troppo il tappo, magari poi riuscite a incastrarglielo sopra nuovamente senza che ci siano delle perdite. Questo dipende un po' da voi, quindi se avete questo macchinario non c'è nessun problema, se non ce l'avete dovrete un po' ingegnarvi. Per questo sono molto comode le bottiglie con il tappo che si svita. Ci sono delle bottiglie trasparenti, di plastica trasparente, di vetro sono molto, molto difficili, piccole, con questo tappo che si avvita e si svita. Se lo trovate, magari quelle lì fanno al caso vostro. L'ultimo step è l'applicazione degli adesivi. Come vedete qui, io ho deciso anche di applicarli sui tappini e questo qui per me è stato il più lungo di tutti. Perché? Perché io ai tempi non avevo ancora nessun, cioè non ero capace di utilizzare nessun programma di editing fotografico, quindi utilizzando Paint mi sono cercato su Google Immagini tutti i loghi delle bottiglie, dei distributori di bibite, e me li sono ridimensionati, ma è stata una difficoltà atroce, perché dopo quando li stampavo uno era più grande, uno era più piccolo, era una difficoltà atroce. Ci ho impiegato i mesi, quindi comunque, no, non i mesi, ci ho impiegato un bel po' per venirvi incontro. Vi metterò in descrizione video un link, ossia un piccolo pacchetto da scaricare, uno zip che conterrà tutti i loghi di queste bottiglie, tutti quelli che riuscirò a trovare, perché non so ancora se quelli di Origin, Buried e così via si riescono a trovare. Tuttavia voi basterà scaricare questo zip, ridimensionare in base alle vostre esigenze i loghi di queste bottiglie, quindi se avete delle bottiglie grandi lasciate un po' più grandi, se avete piccole le rimpicciolite un po', stamparli su fogli di carta adesiva. Sono fogli che si trovano molto facilmente, quindi una volta stampati i loghi vi basterà ritagliare lungo i bordi ciascuno di questi loghi, staccare l'adesivo e incollarli sulle vostre bottiglie. Se non avete a disposizione della carta adesiva potete anche utilizzare della colla o ingegnarvi voi con qualcosa che attacchi. E questo è tutto, come vi ho detto io lo applicate anche sui tappini, quindi se volete stamparvi dei loghi più piccolini li potete anche attaccare sul tappo, così sempre carino. E niente ragazzi, per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto vi prego di lasciare un mi piace, ricordatevi, se siete interessati all'acquisto della PlayStation 3, di mandarmi un messaggio o sul canale YouTube o sulla pagina Facebook, io cercherò di rispondervi il più presto possibile, dove potremo metterci d'accordo per spedirvi, per inviarvi la mia PlayStation. E niente ragazzi, qui T-Black Game, al prossimo video.